www.siciliareporter.com. L'informazione che mancava. Per gli amici di Sicilia Reporter ci troviamo in compagnia di Enza Clementi, membro della direzione nazionale del PD. Ecco Enza, siamo qui per intervistarti su un importante convegno che si terrà giorno 6 agosto qui nella tua struttura al Morea Park. Il convegno si intitolerà Sciuri Sciuri di Sicilia. Partiamo proprio dal nome. Perché questo nome e di cosa si parlerà in questo convegno? La Sicilia è un fiore, per questo ho voluto intitolarla Sciuri Sciuri, ma questo fiore ovviamente va fiorito perché è da tanto tempo la Sicilia che non fiorisce più. I temi sono molto sul sociale, un convegno aperto a tutti e si parlerà delle menti che fuggono, del mancato lavoro e si parlerà anche della sanità, si parlerà un po' dei temi che circuiscono i nostri territori. Ecco, chi saranno gli ospiti? Gli ospiti sono tre. Diego Fusaro, il filosofo, che vediamo sempre nei talk show e in tutti i programmi politici, l'avvocato Stefano Gullo, 95 anni, storico perché è stato presente con Crispi, la Seconda Guerra Mondiale, e ha fatto un percorso importante anche come giuridico, e il dottore Giuseppe Termini, ex commissario dell'ASP di Agrigento. Ecco Enza, parliamo di questo convegno, a chi è rivolto o ci saranno degli inviti alla cittadinanza? Spiegaci meglio. Il convegno è un convegno aperto a tutti. Io ho voluto invitare tutta la kermesse politica regionale e tutti i sindaci della mia provincia di Agrigento e anche delle altre province. Interverranno parecchi onorevoli e parecchi sindaci, ma vorrei tanto che intervenissero il popolo e i giovani soprattutto, in modo tale perché possono chiedere e fare domande sia al filosofo che anche ai politici che verranno. Ecco, qual è secondo te la ricetta per risolvere la grave situazione politica sia regionale che anche locale? Il problema è questo, le problematiche politiche che avvolgono e che circuiscono la nostra regione non è soltanto localizzata per noi, ma è una crisi nazionale, europea, che purtroppo la stiamo vivendo un po' tutti in Italia. Ovviamente i politici possono e debbono fare tanto per il nostro territorio, perché le problematiche si risolvono se c'è la volontà di risolverli. Io l'ho sempre detto, questo convegno lo impartisco proprio perché vi voglio far capire ai politici che noi siamo pronti a fare delle battaglie insieme a loro per portare qualche soluzione a qualche problema, non dico a tutti i problemi, ma almeno uno che lo risolvessero. Ecco, tra i politici che ha invitato, chi ha aderito all'invito? Ma abbiamo avuto già delle adesioni importanti, verrà ovviamente il senatore Peppe Lumia, verrà Panipinto, verrà Giorgio Assenza, abbiamo invitato anche altri politici che devono dare anche l'adesione, la Galla, verranno tanti altri politici come abbiamo invitato a Di Mauro, a Pullara, abbiamo invitato una decina di deputati che pensiamo che verranno tutti. Quindi una grossa manifestazione che, per concludere, invitiamo appunto la cittadinanza a partecipare, sì, qui al Morea Park. Sì, io vorrei soprattutto la cittadinanza, perché i giovani possono parlare perché è aperto. Il nostro relatore di questo, che organizza i lavori, sarà il dottor Antonio Cani, lo voglio dire. Quindi possono benissimo scriversi e parlare, farsi ascoltare e farsi sentire, perché è una vetrina importante per loro, per far capire a questi politici come vivono i drammi questi giovani in questi nostri territori. www.siciliareporter.com. L'informazione che mancava.